Salve a tutti e ben ritrovati. Io sono Michele Cammisa e in questa breve sessione vorrei illustrarvi come creare dei nuovi profili per gli elementi strutturali e come organizzarne anche le cartelle in modo da poterli rendere fruibili. Utilizzando gli strumenti del tool delle saldature, ovvero dei gruppi saldati, ci si rende immediatamente conto della limitazione sul materiale disponibile e quindi abbiamo disponibile come default solo un paio di standard e comunque con numero limitato di elementi. È vero che è possibile attingere a librerie gratuite piuttosto che librerie a pagamento che sono sicuramente più fornite, però rimane comunque concreta l'esigenza di personalizzare, di avere qualcosa di personalizzato e quindi di sapere di essere in grado di creare questi elementi. Partiamo dalla realizzazione quindi di un profilo e poi vediamo come aggiungerlo. Costruisco un profilo ad omega, quindi banalmente seguo una sezione. E supponiamo di avere una piccola raggiatura e di considerare uno spessore che otteniamo con l'entità di offset. Togliamo il direzionale di 3 mm, scegliamo la direzione contraria. Ok, e grazie a una specchiatura otteniamo il profilo. Scusate, ho sbagliato la selezione. Ok, a questo punto con qualche quota lo definiamo da un punto di vista finale. 120, consideriamo 60 e quindi quotiamo anche le estremità. Perfetto. Ciò che è importante fare a questo punto per poter inserire il profilo all'interno del nostro percorso in fil di ferro della struttura e di fornire al sistema dei punti cui agganciarsi e banalmente è sufficiente appunto inserire dei punti. Quindi inserisco dei punti che poi vado a vincolare all'estremità che sono sicuramente i punti più salienti. O anche ai punti intermedi. Un punto saliente può essere anche l'intersezione tra i due lati e quindi la ottengo con un virtual sharp che caratterizzo con un punto. Se voglio una visualizzazione diversa del virtual sharp, posso opzionarla direttamente dalle proprietà del documento. Quindi procedo in modo analogo su quest'altro lato. E ho definito questi punti notevoli. A questo punto sono in grado di salvare il profilo. Per essere fruibile, il profilo dovrà essere caratterizzato da un formato Library Feature Part, quindi una funzione di libreria. Non andrà salvato come parte. Intanto troviamo una cartella, quindi definiamo una nuova cartella supponiamo di averne già una predefinita, vuota, libreria dei profili e andiamo a inserire questa libreria, questa feature all'interno di questa cartella. E banalmente possiamo operare trascinando, questo è uno shortcut, e trascinando direttamente l'icona di schizzo mi darà disponibile l'opzione blocco o file di libreria. Assegniamo un nome file, quindi 120x60x3 e salviamo. E potete vedere che la cartella già visualizza al suo interno l'elemento di libreria. Un paio di osservazioni. Uno, sullo schizzo è comparso il simbolino di L di libreria. E il simbolo di parte è stato invece sostituito dal simbolo caratterizzando invece gli elementi di libreria. Nel caso invece scegliessimo un'altra modalità per salvare il file, quindi la modalità tradizionale, faccio un esempio generico, dovremmo ricordarci dopo aver salvato il file, quindi come file di libreria, Library Feature Part. E salvarlo all'interno di una cartella generica per il momento,
di caratterizzarlo successivamente sullo schizzo con l'elemento di libreria. Ora in questo caso lo ha marcato direttamente, in alcuni casi questo non succede e allora ricordarsi col tasto destro di aggiungerlo alla funzione di libreria, in questo caso la rimozione perché lo ha già aggiunto. Quindi ritorniamo nel nostro file e per poterne fruire all'interno di un nuovo documento dobbiamo dire al sistema che esiste questa nuova cartella. Pertanto andiamo nelle posizioni dei file all'interno delle opzioni del sistema e nei profili delle saldature aggiungiamo questa nuova cartella che abbiamo detto si troverà in librerie. Libreria profili. Ok, abbiamo aggiunto e procediamo. Il sistema ci chiede una conferma e Windows 7 ce ne chiede altre due. Possiamo dunque procedere. Quindi supponiamo di avere un documento già disponibile. Prima però chiudo la parte senza salvare e a questo punto chiamiamo la funzione di elemento strutturale e vediamo che il sistema ancora non ha aggiornato. Questo in realtà non è perché il sistema in quanto tale ancora non ha recepito l'aggiornamento, ma perché la categorizzazione che abbiamo dato alla cartella non è corretta. Notiamo infatti che in questo caso il sistema dispone di tre livelli di configurazione, per cui dovremmo replicare anche noi con la nostra libreria dei profili una struttura su tre livelli. Pertanto chiudiamo, usciamo dal comando, riportiamoci qui all'interno e creiamo una nuova cartella che chiameremo Omega per indicare la tipologia del profilato. Quindi all'interno di Omega avremo il nostro profilato e Omega a sua volta, essendo un secondo livello, dovrà essere all'interno di un primo livello che quindi sarà personalizzato. Cioè avremo uno standard di tipo personalizzato in cui avremo una categoria Omega all'interno del quale avremo i profili. A questo punto possiamo provare a vedere se il sistema ha recepito l'aggiornamento. Quindi chiamiamo il comando di elemento strutturale e all'interno dello standard scegliamo personalizzato che mi dà accesso al tipo Omega che a sua volta mi darà disponibile il nostro elemento perché in questo momento è l'unico che abbiamo creato. Scegliamo il nostro profilo e abbiamo definito la posizione del nostro elemento personalizzato che possiamo controllare. Per quanto visto con i punti che abbiamo inserito per il controllo e quindi sarà totalmente relazionabile. Io diciamo, avrei concluso con questa piccola sessione, comunque introduttiva ma utile per completare diciamo, il discorso sull'inserimento di nuove funzioni di libreria e come al solito vi saluto e vi aspetto alla prossima. A presto!